Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Finalmente, era tantissimo che non vloggavo. Oggi è giovedì 16 febbraio ed è prestissimo perché io sto per andare all'università. Voi non avete idea di quanto io sia felice di essere tornata con i vlog, vi giuro, non avete proprio idea quanto mi sia mancato stare con la telecamera, potervi parlare, raccontarvi tantissimo, non vedevo l'ora. Oggi finalmente è il giorno destinato al mio, diciamo, ritorno su YouTube, sul canale, perché mi siete veramente tanto mancati. Io mi sono appena finita di truccare, poi faccio vedere l'outfit, mi sono preparata perché tra 10 minuti, come al solito, devo uscire. Oggi però non devo andare a lezione, ma devo andare a fare un esame, l'ultimo. Quindi sì, vi porto con me durante il mio ultimo esame. È un esame che non consiste in un'interrogazione orale o in uno scritto, ma nella consegna di un lavoro che io ho fatto nei mesi precedenti, per cui sono preoccupata che il lavoro possa non andare bene, però insomma ho finito, ecco, non devo fare nessuna performance, diciamo, oggi. Quindi sono preoccupata, ma fino a un certo punto. E niente, sono contentissima, vi volevo portare con me perché vi ho promesso che da domani venerdì torneranno, quindi questo lo vedrete venerdì, spero. Oggi farò un sacco di cose, siccome avevo intenzione, insomma, di tornare, ho deciso, ma sì, vi porto con me in questa giornata. Adesso vi faccio vedere come sono vestita, dopodiché scappo perché se arrivo in ritardo all'esame è greve. Allora, questo è il trucco del giorno, ma l'avete già visto prima e lo vedrete meglio durante la giornata. Poi ho questa maglia qui che mi piace un sacco con Starbucks, ma penso che ve l'avessi già fatta vedere. E poi dei pantaloni semplicissimi, le solite ciabatte, insomma. Dopodiché sopra ho un giubbottino che vi devo assolutamente far vedere, che mi è appena arrivato ed è tipo la fine del mondo, ve lo devo assolutamente far vedere, ma questo dopo. Finalmente è tornata la solita postazione Buongiorno! con me e Alice, che andiamo all'università. Stamattina vi ho già detto che abbiamo un esame. Sì, ok, grazie. Non è vero. Questo abbiamo meno ansia perché era un lavoro che, come vi ho detto, avevamo già fatto in precedenza, quindi ci abbiamo lavorato nei mesi precedenti, però per oggi in teoria non dobbiamo La comunque fare, presentazione. dobbiamo presentarlo, sì. E poi oggi stasera che cosa facciamo, Alice? Stasera party. Tra l'altro mi Sì. trucca Martina, io vorrei solo. Sì, eventone dell'anno, infatti ancora dobbiamo decidere l'ora in cui verrai. E la truccherò perché stasera dobbiamo festeggiare il compleanno di un'amica dell'università e poi andiamo a festeggiare dopo, quindi a ballare per la fine degli esami. Siamo molto contente, infatti oggi pacchia più totale. Ah, e questo era il giubbottino di cui vi parlavo prima, che è pelosissimo. Alice, di quanto è morbido. È pelosissimo, ragazzi. No, è tipo comodissimo, troppo comodo. E se vi interessa vi lascio come al solito il link qua sotto per, se vi interessa vedere meglio il sito in cui l'ho preso. E niente, guardate che figa, lì c'è la mattina. Mamma mia, mi sono messa gli occhiali appositamente per Per fare coprire. la VIP. Sì, perché io tengo la mia privacy. E niente, adesso andiamo lì, poi appena finito vi aggiorniamo su com'è andata. Allora, sono appena tornata a casa, sono le 11:20, ho finito finalmente la sessione invernale. Vedete questa faccia? È la faccia del relax, della felicità, della gioia, della contentezza, perché ho, con oggi, che è 16 febbraio, ho ufficialmente finito gli esami della sessione invernale, quindi sono morta, mi vedete super stressata, ho i capelli che fanno schifo, veramente, anche la pelle è veramente un po' depassata perché sono stata veramente tanto stressata, però sono finalmente finiti e da oggi ho diritto al relax. Comunque, vi chiedo scusa se non vi ho più ripreso. Che inquadratura strana. Scusatemi se non ho più ripreso dopo con Alice, ma siamo andate a fare una cosa che dopo vi dico. Comunque, vi parlo innanzitutto dell'esame. Allora, ho dato l'esame, chiaramente, ed è andato molto bene. Ho preso 30 e non me l'aspettavo per niente, nel senso, era una materia a cui tenevo tantissimo, perché si trattava di scrittura creativa, per cui a me piace scrivere un sacco. Quindi ci tenevo a sapere, insomma, l'opinione di una persona che non è mia madre o una mia amica, insomma. E ho preso quello che ho scritto, che erano diversi, diciamo, esercizi in cui avevo dovuto sviluppare dei temi, eccetera, e quindi scrivere secondo il mio personalissimo modo, diciamo. E quindi, insomma, prendere 30 è stata veramente una bella soddisfazione, quindi sono veramente proprio tanto tanto contenta. Non poteva esserci finale migliore per questa sessione. Quindi sono molto molto contenta e molto rilassata. Questo è il volto della gioia, come vi ho detto. E cosa abbiamo fatto dopo? Dopo aver finito sia io che Alice, anche Alice andava molto bene, siamo andate a fare il regalo a questa nostra amica, Emma, che vedrà questo video sicuramente perché lei guarda tutti i miei video, quindi Emma, auguri ancora perché oggi è il suo compleanno, ti mando un bacio. E siamo andate a farle appunto il regalo, le abbiamo preso una cosa da Pandora
E quindi abbiamo insomma perso un po' di tempo lì e poi ognuno è tornato a casa propria e quindi eccoci qua che sono le 11:20. Adesso qual è il programma? Allora, adesso è in realtà giornata relax, quindi la mia giornata prevede che adesso mi vedo la puntata finalmente, la prima puntata di Sherlock con mio padre, perché vi sto rimandando l'appuntamento con Sherlock delle tre puntate che sono uscite su Netflix a gennaio, da tipo... Da gennaio, quindi prendo un mese e mezzo, due, e devo assolutamente rimediare, anche perché sapete che Sherlock è la mia serie preferita, quindi non vedevo veramente l'ora che arrivasse adesso per vederla. Tra l'altro avevo fatto due fioretti. Primo di vedere Sherlock una volta finiti gli esami, il con mio padre, e il secondo quello di non mangiare giapponesi finché non fossero finiti gli esami. Adesso sono finiti, quindi posso fare entrambe le cose. Infatti domani, che è venerdì, vado a pranzo fuori per festeggiare con i miei genitori dal giapponese. Quindi sono troppo troppo contenta e adesso appunto mi vedo la puntata di Sherlock, dopodiché pranzo e poi nel pomeriggio vedo, magari mi vedo qualcosa con mamma, insomma sono molto rilassata, oggi è una giornata tranquilla, dopodiché nel pomeriggio arriva Alice, più o meno per le 6 credo, la devo truccare, io mi devo un po', a parte rifare un pochino la base perché chiaramente durante la giornata il fondotinta va via, vorrei intensificare un po' il trucco occhi perché è più da giorno, diciamo, anche se è comunque pesante, perché sapete che io questo è il mio gusto. E poi devo mettere qualcosa di molto scuro sulle labbra perché ho voglia veramente di una botta di totale di libertà sulle labbra. Quindi sì, e poi chiaramente mi devo vestire perché certo non vado così a ballare, ma sarò un po' più carina e sono indecisa se mettere i tacchi perché io e Alice siamo in questo grosso dilemma e quindi mi regolo con lei. Vedrò il suo outfit e poi mi regolo di conseguenza sul mio. E dopodiché andiamo in macchina fino a casa sua. Posiamo la macchina, credo questo sia il piano, poi vedremo dopo. E poi andiamo a casa di questa Emma, che risaluto. E andiamo a casa sua, ceneremo, perché appunto festeggiamo il suo compleanno e la fine della sessione. E poi andiamo a ballare da qualche parte. Adesso dobbiamo ancora decidere, ma la serata è ancora lunga, siamo tanti. Non so quanti con esattezza, ma tanti. Per cui non so esattamente come faremo a, diciamo, mettere tutti d'accordo. Ma questo sarà un problema di cui mi preoccuperò dopo. Quindi per adesso sono felice che inizi la mia giornata, prima giornata libera senza esami. Non so dire con precisione, non vedo che cosa cambia. Mille miliardi di tangenti. Sono finalmente tornata. Allora, in queste ore, perché adesso sono le 3, è passato tantissimo tempo dall'ultima volta che ho registrato, che erano mi sembra le 11 e mezza, ho fatto diverse cose. In primis, ho visto la prima puntata di Sherlock. Ora, io non voglio fare spoiler, però devo dire che un pochino mi ha delusa, nel senso che trovata leggermente sottotono rispetto al solito, ma questa è la mia personalissima opinione. Chiaramente voglio sapere la vostra, se siete fan di Sherlock, fatemi sapere qui sotto che cosa ne avete pensato della serie. Mi raccomando, non mi spoilerate perché sicuramente per quando uscirà questo video, cioè domani, io non avrò ancora finito di vedere le altre due puntate, per cui non mi dite per favore niente. Devo dire che non mi è che mi sia più di tanto, cioè non è che mi sia dispiaciuto o che non mi sia piaciuta per niente, però l'ho trovata un pochino sottotono rispetto al solito. E poi quello che è successo mi ha devastata l'anima, ma non lo posso dire perché giustamente potrei spoilerarla a qualcuno. Adesso stavo al computer, non per studiare, per editare, finire di editare il video che ho girato ieri, perché mi sono chiaramente ieri appena ho finito l'esame, cioè un altro esame, mi sono messa subito a registrarvi un video. L'ho finito chiaramente di registrare ieri, gliel'avevo finito anche di editare ieri, ma mi mancavano alcune piccole modifiche, quindi le sto facendo adesso. E questo video uscirà sabato, perché vi ho promesso che cercherò, diciamo, di fare per una settimana video ogni giorno, forse solo un giorno riuscirò a farveli perché ho un altro impegno e non potrò avere proprio l'opportunità di girare, però per il resto voglio impegnarmi a farcela per farmi perdonare per queste 2 settimane di assenza. Quindi sì, adesso stavo registrando, sì, buonanotte, scusate, stavo editando questo video, sono le 3, poi penso che mi guardo una puntata di Penny Dreadful, mi sa che chi mi segue su Instagram, aspettate che devo, oh, poso il braccio perché non ce la faccio, chi mi segue su Instagram lo sa perché l'ho già detto, perché sono entrata proprio in fissa con questa serie che si trova sempre su Netflix, perché ormai da quando ho l'abbonamento, addio, proprio ciaone, e mi piace un sacco, cioè no, scusate, è horror, non thriller, e mi piace da morire, mi piace anche molto gli attori principali, Eva Green è bellissima, oltre che essere molto brava come attrice, e quindi mi sono proprio appassionata a questa serie, che vi consiglio proprio dal più profondo del cuore. E sono alla seconda stagione, e perché in queste settimane di esami ci sono andata proprio sotto pesante, quindi adesso oggi mi sa che mi guardo, adesso mi sa che mi guardo una puntata appena ho finito il mio dovere insomma, da montare il video. E poi dopo penso che sarà ora che decida come vestirmi, perché dovete sapere che in tutto ciò, cioè in tutte queste ore in cui io non vi ho ripreso,
Non ho deciso come vestirmi e sono nel pieno panico perché non so che mettermi stasera. Cioè, il mio problema è che io sono una molto freddolosa. Io ho tutti i vestiti corti perché, cioè, io associo il vestito all'estate. Per cui tutti i vestiti fino al ginocchio, io sotto sento freddo, quindi devo capire come gestire la cosa. Ancora non lo so, per cui vi farò sapere dopo se trovo una soluzione oppure, non so, vado in tuta. Ho messo a caricare il video perché l'ho finito finalmente di editare. Mi sono anche vista la puntata di Penny Dreadful e adesso sta editando. Sì, buonanotte, sta editando. Si sta postando online. Tra l'altro, adesso devo mettere in carica il computer perché è abbastanza scarico e non vorrei tipo che mi si spenga mentre sta caricando il video su YouTube perché, oddio, muoio. E sto scegliendo appunto i vestiti per stasera. Chiaramente l'outfit sarà sul nero perché sapete, no? Che nero, cioè black is my happy color, come si suol dire. E non so che cosa mettermi veramente perché io ho tutta roba corta, quindi non so come fare. Non so se chiedere aiuto a Alice, aspettare che lei arrivi o non lo so. Complicato per noi donne. Non so mai che mettermi perché mi piacciono tutti, chiaramente l'ho comprati quindi mi piacciono sì, però il fatto è che non ce n'è nessuno che mi sembra adatto per la stagione più che altro, non è tanto una questione di occasione o che non mi piacciono, ma che non mi sembrano adatti perché fa troppo freddo. Però se fa freddo, che cavolo mi metto? Non lo so, non lo so. Vedete qua? C'è il caos, tutto un armadio. Questo è il mio armadio dei vestiti. Magari un giorno, se vi interessa, vi faccio cosa c'è nel mio armadio tour. E adesso decido e poi vi faccio vedere la scelta finale, ma penso che sarà tipo tra un'ora perché non ho proprio idee. No, vi prego, vi devo troppo far vedere che cosa mi ha mandato Alice perché dovete capire con che persone frequento. Allora, io mi sono appena finita di vestire completamente, dopo vi faccio vedere bene l'outfit. Ups, si vede troppo. Mi sono anche fatta i capelli ricci e sto finendo il trucco, ma dopo vi faccio vedere meglio. Vi devo far vedere che cosa mi ha mandato Alice. Allora, Alice sta venendo a casa mia, ve l'ho detto perché la devo truccare, di conseguenza sta venendo struccata. Guardate che video mi ha mandato mentre è per strada. Mi manda pure un messaggio vocale per dirmi: mi sono messa gli occhiali da sole grandi così nessuno mi riconosce e non vedono le mie occhiaie. Alice, quando guarderai questo video, io ti adoro, lo sai. E adesso mi devo sbrigare perché altrimenti lei arriva e io sto ancora carissimo amico. E voi direte: Martina, come hai fatto a farti tutti gli occhi e comunque a finire un pochino il trucco del viso? Manca soltanto il prodotto labbra e Alice ancora non è con te? Perché si è persa? Mi ha appena chiesto di mandarle la posizione su WhatsApp. Alice, cosa mi combini? Chissà se arriverà mai o dovrò uscire a cercarla col freddo e col gelo. Non lo so, lo scopriremo solo vivendo, solo se la prossima ripresa ci sarà anche lei. Speriamo, proprio teniamo le dita incrociate. Comunque, intanto ci teniamo a far vedere il mio trucco occhi. Metti a fuoco qua. Grazie. No, non ce la fa. Volevo zoomare un pochino perché mi piace moltissimo. Non ce la fa, non ce la fa. Ok, forse ce l'ha fatta. È molto molto semplice, è completamente nero. E ho sfumato tutto qua e anche sotto. È un po' pesante, però insomma, per stasera ci sta. Poi manca un prodotto alle labbra, ma non so se mettere una cosa scura o una cosa molto chiara. Devo ancora decidere e chiederò consigli ad Alice. Vi avevo promesso che nel caso in cui Alice ce l'avesse fatta ad arrivare a casa mia, ve l'avrei fatta vedere. Abbiamo anche finito il trucco. Io sono pronta, ho messo il rossetto. Una Ta-da! Ho persona messo. nuova. Benissimo, Alice. Mamma mia. Chi ti ha truccato? Vieni qua così c'è la luce che ti. Guarda come sei carina. Beh, Smiley. Beh, diversa da questa mattina. Un sì. Ma pochino. a parte c'avevi gli occhiali stamattina, quindi non l'hanno visto com'eri. Appositamente, Però è appositamente. arrivata tutta con gli occhiali tipo Angelina Sì, Jolie e fa. sembra una pazza, però vabbè, Ma te per pare. coprire lo struccaggio, diciamo, prepotente. Ma sta bene. Adesso mi devo mettere i tacchi, se li deve mettere anche lei perché lei è venuta con gli sti. Con che Sì, scarpe? Con le sciocce. Con le sciocce invernali, adesso se le cambia per poi andare. E sono le 7, le 7, no, sono proprio le 7. E tra 10 minuti e un quarto d'ora andiamo. Solo che io lascio la telecamera qui perché mi pesa nella borsa e non c'entra effettivamente. Poi uno deve andare a giusto. ballare, quindi deve stare più comodo. Per cui filmerò il resto della serata con il telefono. E vi faremo Siamo vedere cosa d'accordo, facciamo. Smiley? Tu Siamo se siamo d'accordo? d'accordo? Io sono d'accordo.
video? Sì. Nel frattempo abbiamo raggiunto anche Clodi, Clotilde. Ali, ci sei? Sì, ci sono sempre. Ci stiamo ok, perdendo. Adesso stiamo per morire, ma state. Guardiamo. Ragazzi, ci siamo persi. Ok, ci siamo persi. Meno male che stiamo andando col navigatore, sennò. Mi sa che di là. Raga, ma mi fate capire che ragazzi. Ma è tuo tempo. Dammi. Là. Secondo me è di là ma a destra. Ma certo che è di là, quella là c'è la gran... C'è Alice, buono. Beh, ma un posto che si chiama Alice, ma come deve essere? Mamma mia, Alice, che battuta! La battuta del secolo, ma come ti è venuta? Questo video quanti visualizzazioni deve avere per questa battuta? Mamma mia, Alice, guarda, io lo porterei nelle tendenze solo per questa cosa. Mamma mia. Littlem, auguri! Grazie ragazzi, un bacio a tutti i miei fan! Sto aspettando questo momento con ansia da tutta la vita. Allora, bella. Scusate, che cosa metti? Il rossetto. Qui Ali, ma non ti stiamo escludendo? Sì, qua mi arrivano notifiche. Ma no, non allora, ti stiamo non escludendo. Mi sembra il caso. Allora, ma ragazzi, smettila. Ciao amici, lei è bravissima. Dici questo segreto. Ma la vedi con segreto, in realtà, qui... Scusa, sono lì. Ci sono i calici. Oh! Scusa, ma mi ripeteresti la scena perché è stata epica? Ho detto stasera c'è il Masterchef, però dai, non lo mettiamo. Poi tutti quanti mi hanno detto dai, mettilo. E quindi ho bleffato per farlo. 2, 1, aspettando! Oggi è venerdì 17, quindi speriamo bene che sia una buona giornata e sono qui, non mi è mai successo in tutta la mia vita di YouTube di dover continuare un vlog il giorno dopo perché il giorno prima non ce la facevo, ma è successo, cioè sempre una prima volta. Ieri sera vi rifaccio un attimino, diciamo un sunto della serata. Dopo che siamo andati a ballare abbiamo scoperto, cioè in realtà lo sapevamo già da prima, però lì è stato proprio, abbiamo toccato mano con diciamo il problema, cioè che questo è caffè perché sono mezza rimbambita. Praticamente abbiamo toccato mano al fatto che c'era sciopero dei taxi, per cui alle 5 di notte stavamo vagando in giro per strada nella ricerca di un taxi, io e tre mie amiche che saluto, cioè Alice, Giulia e Chiara. Ti mando un bacione e ne abbiamo trovato uno per, in tutta Roma, uno solo perché appunto c'era sciopero e siamo riuscite finalmente a tornare a casa, sono arrivata a casa che era veramente tardi, 5 e mezza e sono andata a dormire che chiaramente era ancora più tardi, siccome chiaramente casa mia dormiva, tutte le persone in casa mia, cioè i miei genitori dormivano e io ero in condizioni pietose, ero completamente lucida, quindi non vi preoccupate, non è che sono arrivata a casa arrancando, però comunque ero stanca, il trucco miracolato, eccetera, sapete, no? Quando uno va a ballare diventa uno schifo. E quindi non me la sono sentita di chiudere il vlog, ero veramente tanto stanca, avevo tanto sonno, ieri mattina avevo fatto un esame, quindi insomma ho preferito andare a dormire e ho deciso di chiudervi il vlog stamattina, così ero un po' più, oddio, le condizioni sono terribili, perché insomma ho delle occhiaie, considerate che sono andata a dormire veramente alle 5 e mezza, 6 e sono le... è mezzogiorno meno 10, ma io mi sono svegliata verso le 11, per cui... non è che ho dormito tantissimo, 5 ore più o meno, anche meno, per cui sto un attimino con le occhiaie e rimambita, però ci tenevo a salutarvi e a sperare che vi sia piaciuto come vlog. Io tra poco vado a festeggiare a pranzo fuori con i miei genitori dal giapponese finalmente e poi oggi pomeriggio mi metto a editare questo vlog sperando che stasera sia online
E niente, io spero che questo vlog vi sia piaciuto, spero che vi abbia tenuto compagnia, spero che vi abbia intrattenuto come al solito. Io vi ringrazio per avermi aspettata durante queste 2 settimane di pausa da YouTube, insomma. E noi ci vediamo alla prossima, che sarà veramente molto presto, quindi vi mando un bacione. Ciao! Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm